Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 25 giugno. Molti di voi ieri mi hanno chiesto: ma che cosa hai fatto con questa zuppa che non ti sei presentato? Ci sta il martedì, ma insomma ieri era una giornata piena di notizie. Allora, vi posso promettere che sto cambiando tutto e spero di fare molte più zuppe, molto più sito internet incola.it di quanto faccia altre cose. Quindi qua non si molla, anzi si decuplica il mio impegno sulla rete. Mi raccomando, seguitemi tutti quanti sul sito nicolaporro.it. Dite a tutti quanti i vostri amici di mettere un like, mi piace, un segui. Siamo arrivati a 800.000 persone su questa pagina perché questo è il mio mestiere principale, non c'è poco da fare. Quindi ricordatevelo, sempre più zuppe, quindi mi scuso molto perché ieri non ci sono stato. Però andiamo subito al dunque, perché la zuppa è il racconto di quello che viene ai giornali. Saluto tra l'altro un ragazzo che ieri c'era il padre in treno con me e mi ha detto il padre: ma oh, dov'è finita sta zuppa? E vabbè, quindi mi spiace che non te l'ho fatta ieri, vive a Londra, lo saluto. Non facciamo nomi, però insomma ci siamo capiti. Se oggi la segue sa benissimo che io ci sono sempre. Allora, la cosa fantastica è come il giornale unico del virus ogni tanto è come quel mostro, e come Alien ogni tanto esce fuori perché non ce la fanno, proprio non ce la possono fare, anche perché devono giustificare tutto il casino, il pasticcio che abbiamo fatto ieri e che ha comportato il pasticcio di cui viviamo oggi. Perché a me fanno impazzire quelli che dicono ieri volevano chiudere tutto e distruggere tutto e che hanno paura, e poi oggi si lamentano: oh, c'è un po' di crisi economica. E come cazzo è possibile che ci sia questa crisi economica? C'è perché abbiamo chiuso tutto indiscriminatamente, a differenza di tutti gli altri paesi. Ma vabbè, e ce la cureremo la crisi economica con la peggiore classe dirigente nella peggiore crisi economica e sanitaria che abbiamo avuto negli ultimi anni. Sabina, sempre di più le zuppe, c'è ragione, sempre di più ne faremo, e magari ne facciamo anche qualche volta una un po' serale, ci dovremmo inventare, dovrei inventarmi ad avere più tempo libero una zuppa serale, ma ci sto pensando. Bene, cosa il giornale unico del virus tira sulla testa e che cosa dice? Beh, che ci sono 10 milioni di malati nel mondo. Poi quelle della sera, vado a vedere la pagina, sono 9 milioni e 2, ma va a vedere 800.000 in più, 800.000 in meno. Comunque, 10 milioni di malati, malati vicino ai 10 milioni, più vicino ai 9 che ai 10, ma noi siamo già a 10 milioni di malati, perché... E nel frattempo da noi i medici si dividono tra i nostri amici, Zangrillo e compagnia cantante, che dicono che è completamente finita dal punto di vista clinico questa malattia, e quelli che dicono torna a settembre, quelli che dicono che uccide ancora, e quelli che dicono che diventerà la peste del secolo, e quelli che dicono che dobbiamo usare sempre le mascherine anche all'aperto, che dobbiamo distanziarsi e non dobbiamo iniziare la scuola. Poi ne parleremo, perché non è che Razzolina è pazza, sta a seguire quello che gli dicono questi qui. Quanto più li segui e tanto più, bravo Matteo, il peggior statalismo, tanto più li segui, tanto più sei deresponsabilizzato e fai casini. Ma la cosa fantastica è 10 milioni di contagiati nel mondo, e quanti sono? Toc toc! I contagiati di influenza. I contagiati di influenza, di cui molti muoiono, soprattutto i più anziani, quanti sono in Italia? Praticamente 10 milioni ogni anno. Ogni anno che Dio comanda, purtroppo c'è l'influenza. Vuoi dire, che vuoi che sia l'influenza? Certo, non è il coronavirus, ma uccide. Uccide se sei vecchio, se sei immunodepresso, uccide. Grazie Sabina, se ci sei la sera. Ricolfi è il più duro rispetto alle... anche se io ho grandissima stima di Ricolfi, perché è uno di quelli con cui si può parlare, dati alla mano, uno ha un'idea diversa dalla mia. Comunque stiamo parlando di un grande professionista che ha le sue idee, che non sono esattamente le mie, però dice: per quale motivo tra i paesi siamo quello che ha fatto peggio di tutti? Perché lui tira fuori i dati: noi siamo il paese che ha fatto peggio di tutti tranne che in tre paesi, Spagna e Belgio e Regno Unito. Togliamo il Belgio, che è un paese con tutto il rispetto di poche centinaia, poche persone, non centinaia di migliaia di persone. Beh, certo, Spagna e UK sono confrontabili per economia e per popolazione a noi, hanno fatto peggio di noi. L'altra cosa che dice è che in oltre metà dei paesi occidentali il virus sta scomparendo, perché evidentemente ci sono morti zero, e da noi invece no, perché ci sono ancora 20, 30, 40 morti. Qui mi sembra di contestare un po' il ragionamento di Ricolfi, perché, caro Ricolfi, se noi siamo quelli che hanno fatto peggio, è evidente che probabilmente la coda dei morti, che non è una coda che arriva mi al malo, muoio il giorno dopo, purtroppo da noi c'è ancora. Abbiamo, dice...
fatto troppi tamponi e non abbiamo chiuso a sufficienza. Tesi di Ricolfi. L'altra cosa fantastica è l'eterno ritorno di Beppe Grillo, che è l'altro tema della giornata. Sono tre giorni perché Beppe Grillo l'altro giorno ha fatto una comunicazione sulla rete unica, su TIM statalizzata dalla Cassa Depositi e Prestiti, sul 5G. Ha detto una serie di vaccate, una serie di cazzate tecnologiche che in un paese normale bisognerebbe dirgli: caro Grillo, o complicazioni come facevi con te, come dici la tua e poi te ne vai via, oppure se tu dici queste cose il Presidente del Consiglio, che dovrebbe essere una persona seria, prende e neanche ti prende in considerazione. Eppure Grillo evidentemente dice queste cose, ma non è solo, qualcuno all'interno del governo qualche idea ce l'ha sulla nazionalizzazione della CDP, e l'ammucchio enorme di cazzate che dice Grillo evidentemente possono fare comodo a qualcuno. Oggi è fantastico, per esempio il Fatto Quotidiano, che è il giornale di Grillo e dei grillini, che dice: pochi cantieri e la Open Fiber vuole fermarli. Sicuramente Open Fiber è stata molto lenta nel, come si dice, nel fare le cablature nelle zone bianche dove lei ha vinto gli appalti, cioè là dove c'è meno rete, avrebbe dovuto essere molto più veloce sicuramente, ma è evidente che c'è un'operazione politica in corso e che Grillo, che non è uno stupido ma è un bel furbacchione, ci si sta buttando a capofitto. Tutti i piani sulla rete invece è un pezzo serio, come era quello di ieri, interessante, che racconta Cingolani quante idee ci sono in questo paese, perché guarda, ve la faccio semplice, non è una cosa complicata. La rete telefonica, quella che conta, non è il doppino di rame che arriva nelle vostre case, ma è quella in fibra ottica che vi può portare tantissimi servizi. Bene, c'è questa società voluta da Renzi, peccato originario, mostruoso, che la fibra ottica ve la porta a casa fino nel vostro balcone di casa, e c'è invece Telecom che ha fatto in concorrenza con questa società, ha iniziato a fare una fibra ottica, alcune volte che ve la porta soltanto fuori dal portone, alcune volte con un'altra società cerca di portarvela a casa. Insomma, stiamo facendo una guerra per chi vi porta la fibra ottica a casa. Che cosa fica avere la fibra ottica a casa? Non c'è bisogno della digitalizzazione di queste ore per capirlo che è comodo avere la fibra ottica, e nel futuro lo sarà sempre di più. Conviene capire se devi fare più reti o una rete sola. In praticamente tutto il mondo c'è una sola rete che vende servizi a tutti gli altri. Vabbè, dietro questa battaglia ci sono un sacco di interessi e neanche ve li sto a dire. Generali, ancora economia, non vi annoiate. Le Generali, la più importante azienda italiana di assicurazione finanziaria, sta scalando, lo scrivono tutti quanti, la piccola Cattolica, che è la quinta assicurazione italiana. Ne compra il 25%, 300 milioni. La finanza non dorme mai, anche se è l'anticristo, come abbiamo letto due giorni fa sull'Avvenire. Fubini, oggi, che parla di altro, cioè parla della rete di protezione che sono state date alle famiglie, a decine di milioni di famiglie, e sono state date alle imprese, quindi dice: il governo ha dato questa rete di protezione, non capendo, temo che le reti di protezione non sono i salvagenti a tempo come quelli che abbiamo dato noi, se posso usare la metafora. Tu hai dato alle famiglie un salvagente per un mese, e poi dopo un mese, ma il problema è che tu sai perfettamente che non ci sarà una barca di recupero nei prossimi 2 o 3 mesi, quindi quei salvagenti servono a nulla, ti danno un mese di respiro, ma fra 2 mesi, se non c'è una barca che ti salva, cioè un'impresa che fatturi e che ti assuma, tu sei morto comunque, sai che vita, un mese in più 3 pesci. Detto questo, il pezzo di Fubini è la parte che mi interessa, sapete qual è? È quando dice: la scelta coraggiosa nel restringere le libertà personali. Questa è ancora la narrativa sul fatto che è stata coraggiosa la scelta di chiudere con un DPCM senza nessun motivo, diciamo, legale, senza nessuna giustificazione legale, perché l'avrebbe dovuto fare ovviamente il Parlamento, e questa è una scelta coraggiosa. No, questa non è una scelta coraggiosa, questa è una scelta illiberale, e dobbiamo raccontarla come scelta illiberale, se non ci prendiamo per il culo. Ma è già passata, capito? Come il Whatever It Takes, che è entrato nella Treccani di come si chiama, di Draghi, oggi è diventata scelta coraggiosa il lockdown. Straordinario. Guerre contanti, un'altra scelta coraggiosa, se ne compiace ovviamente il Fatto Quotidiano, l'altra notizia di giornata, perché dal 1 luglio ormai ci siamo, si avrà soltanto 2.000 euro di possibile vendere contanti. Sul sito nicolaporro.it dovete leggervi il libro di Felice Manti, che è redattore, caporedattore del giornale, e che vi spiega come l'Ndrangheta della riduzione dei contanti se ne strabatte le scatole. Non gli fa nulla, e non è una frase detta per dire. Leggetevi sul mio sito l'inizio della recensione, poi se volete scaricatelo, però è del tutto evidente come questa roba qua serve soltanto a 4 grillini all'occhi che nella vita non hanno fatto nulla, e che loro 3.000 euro in contanti non l'hanno mai visti fino a quando non sono diventati parlamentari. I 3.000 euro loro l'hanno visti da parlamentari, prima loro avevano il reddito
Zero! E loro non capiscono neanche la più pallida idea e ragionano così, no? I contanti? Bene, mafiosi, quindi riduciamoli. Complimenti, grandissima idea dei grillini. Conte nel frattempo si accorge, ma insomma sono passati qualche mese, che Tridico forse era inadeguato, e dice: vogliamo avere dati trasparenti sull'INPS. Ma porca puttana, l'avete nominato voi Tridico, tutto il mondo sta dicendo che abbiamo messo la persona più inetta possibile nel posto a cui avete dato maggiori poteri possibili, e voi vi accorgete che Tridico è una pippa. Ora ve ne accorgete? Fantastico. La scuola, un'altra che abbiamo messo, un altro genio, l'Azzolina alla scuola, professori e famiglie, tutti i giornali ne parlano in rivolta per la mancanza di un piano di riapertura. Non sanno ancora come riaprire. I titoli dei giornali sono come i titoli dei decreti, vi dicono si riapre a settembre. Come? Dove? Quando? Quante ore? Con quali soldi? Avete idea che cosa sono le scuole? Avete idea che cosa sta succedendo nelle paritarie che non hanno avuto le rette dai propri genitori e che, come dice una donna di sinistra a Quarta Repubblica, la Fedeli, si tratta pur sempre di servizio pubblico? Non hanno la più pallida idea delle scuole. Vi abbiamo piazzato la Lazzolina, vittima di 12 sigle sindacali, quelle che il loro capito, il loro motto è che quando una professoressa insegna al parco si arrabbiano con loro. Il caso Bibbiano, altro grande caso, si sono visti, oggi ne parla soltanto Libero, ma scusatemi, La Verità, i video di quest'altro genio della sinistra, questo Foti sulle famiglie liquide. Beh, a quel punto però di Bibbiano nei giornali non se ne parla. Io direi che invece di Bibbiano si dovrebbe continuare a parlare, ed è una cosa che noi continueremo a fare. Caterina, non ti posso rispondere a quest'ora, sono in diretta sulla zuppa. Gai, male che non mi vedi, anche perché mi chiami... vabbè, lasciamo perdere. E poi l'altra cosa bellissima, raccolta bene il fondo oggi del giornale, voi dovete sapere che hanno beccato ieri 8 persone all'ufficio condoni di Roma che probabilmente avevano truffato e si erano fatti dare delle stecche, può succedere. Ma ieri e in tutte le settimane che ci hanno portato abbiamo visto una lotta contro la Lombardia, e la Lombardia capitale infetta, e la Lombardia dove c'è il genocidio come dice Rai 3, e la Lombardia dove hanno sbagliato tutto, e la Lombardia dove Fontana dovrebbe andare in galera e si è fatto regalare i camici dalla sorella, tutte cazzate, tutte falsità. Quando succede una cosa in Lombardia grave come quello dell'ATM che gli avrà preso la stecca e le sue intercettazioni finiscono su tutti i giornali, l'abbiamo già ucciso. Poi quando succede qualcosa a Roma, zitti e muti, o c'è la cosa folcloristica degli Spada e dei Casamonica, oppure zitti e muti. E giustamente oggi nota, Del Vigo sul giornale, cari miei, il fatto che quando succede una cosa a Milano e la capitale morale infetta, e questo sì che è razzismo, quando avviene a Roma non succede nulla, viene, fa veramente ridere il tipo di stampa italiana. Ragazzi, su Alfredo Biondi, un mio amico, posso proprio dirlo, che non sentivo da un po' di tempo perché le nostre vite si erano, diciamo, un po' isolate, però con lui avevo fatto tantissimi passi in Gioventù Liberale, è morto da molti anni, ed era uno straordinario uomo. Scrivono un bel pezzo su di lui, Ferrara, l'uomo che dice Biondi non è più un grande avvocato, non è più un grande politico, non è più un grande liberale, ma Biondi diventa il decreto Biondi, cioè viene completamente espulso dalla società civile quando prova a fare un decreto per togliere le manette a mani pulite sui colletti bianchi. In questo senso ha veramente ragione Giuliano Ferrara. Guzzanti lo ricorda come un grande, vecchio, ultimo signore liberale che circolava da queste parti. Ma l'altra cosa che mi diverte moltissimo è un pezzo di Luigi Bisignani, oggi sul Libero, in cui dice: come direttore, caro direttore, c'è un episodio inedito degli anni 80 nella vita di Alfredo Biondi, e ricorda quando fu convocato Alfredo Biondi alla mattina alle 6.45 fu convocato Biondi a Piazza Lucina, un'ora andreottiana ma un po' insolita per Biondi, che amava la sera cantare fino a tardi al Tartarughino assieme ai colleghi Altissimo, De Michelis e Martelli, che effettivamente stavano sempre al Tartarughino, che era là a due passi da Piazza San Lorenzo in Lucina. Arrivò un po' strattonato ma puntuale, il paese era in piena emergenza terrorismo e si parlava molto delle leggi sui pentiti, ricorda Bisignani. Biondi non fece cenno con nessuno, il colloquio durò pochi minuti, solo molti anni dopo, un pomeriggio, Andreotti si lasciò andare ad una confidenza. Forse avrei dovuto dare più peso a quello che quella mattina Biondi mi consigliava. Ma che cosa gli aveva detto Biondi ad Andreotti, che Andreotti si è pentito di non aver seguito? Beh, che non ci poteva essere lo stesso avvocato per più pentiti, perché altrimenti la prova non sarebbe stata più genuina. E cosa d'altro? Che le spese che lo Stato elargiva per i pentiti e le loro famiglie dovevano avere una forma di controllo, magari attraverso una forma garante di un altro magistrato. Biondi, per prima,
viene, l'uomo che viene considerato l'uomo del decreto Biondi, che, del garantismo liberale, racconta qua Bisignani che avrebbe raccontato una storia del pentitismo italiano completamente diversa rispetto a quella che poi c'è stato. Insomma, io un grande saluto ad Alfredo, un caro amico con cui ho fatto tanti congressi della gioventù liberale, glielo voglio dare, sorridendo, perché Biondi è stato un grande, si è divertito, ha bevuto, come ricorda Ferrara nella sua, ingenerosamente nelle sue prime righe, bevuto perché gli piaceva bere, come a tutte le persone normali, che gli poter piacere bere, giocare, fare di se stesso una vita normale che non è soltanto quella di questi quattro bacchettoni moralisti che si, vabbè, insomma, avete capito. Quindi un grande saluto a Biondi e soprattutto un grande saluto a voi che mi seguite sempre, tutte le mattine. Vi raccomando, inoltrare la zuppa, leggere il sito nicolaporro.it è l'unica cosa che ci abbiamo per diffondere un po' le nostre poche idee liberali, che spero che siano di effetto e di simpatia per tutti quanti voi. Ciao!